In visita alla Certosa di Calci, il ministro dei beni culturali Dario Franceschini promette che arriveranno altri fondi per il restauro e la conservazione dello splendido complesso monumentale. Francesco Tei. A 40 anni dall'ultima visita di un ministro della cultura, Giovanni Spadolini, Dario Franceschini ieri pomeriggio alla Certosa di Calci. Qui lo vediamo con il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti, e con il parlamentare Paolo Fontanelli. All'ingresso il ministro ha ascoltato una delegazione dei venditori ambulanti di Pisa che sono stati allontanati dalla zona di Piazza dei Miracoli e immediati dintorni. Gravi sono le carenze di fondi e anche di personale dello splendido complesso monumentale 6-700esco della Certosa, aggravate anche dai danni dovuti al maltempo del febbraio scorso. Naturalmente ha una serie di urgenze, compreso risorse per, in parte sono già state stanziate per i primi interventi di urgenza, circa 1,5 milioni, ma altre risorse che sono necessarie per le parti che hanno problemi di tenuta, ma soprattutto, questo lo faremo le troveremo. Il ministro, accompagnato dalla direttrice Severina Russo, ha compiuto una visita di oltre un'ora scattando anche foto. Il luogo è un luogo straordinario, con una bellezza assoluta, con delle potenzialità davvero enormi. Una delle cose che noi stiamo facendo è individuare in Italia quali sono i luoghi del Ministero, dello Stato, su cui si può costruire non soltanto un intervento di necessario recupero, come necessario per tutto il patrimonio, ma anche per costruire attorno a quel luogo una capacità di attrazione turistica, di crescita. La Certosa ospita anche un museo di storia naturale, nelle cui sale il ministro è stato guidato dal direttore Roberto Barbuto.